ragazzi, Gusto Sano ha pubblicato a pagina 12 una nostra ricetta inedita. Si tratta di un risotto speziato e veramente molto primaverile, molto gustoso, anche molto molto carino da vedere. Noi siamo entusiasti di questa cosa, siamo davvero felicissime e abbiamo voluto provare una ricetta proprio della rivista. È un cheesecake, abbiamo leggermente modificato la ricetta, sono venuti squisiti e vi facciamo subito vedere che cosa abbiamo fatto. La ricetta è molto semplice, infatti sono segnati davvero pochissimi ingredienti. Viene fatta con la ricotta e della confettura di amarene. Al posto della ricotta andremo a mettere una crema di yogurt e formaggio fresco e al posto della confettura di amarene faremo noi una salsina con le fragole fresche. Andiamo a mettere in un pentolino le fragole che abbiamo semplicemente tagliato a pezzettini. E aggiungiamo metà dello zucchero, questo è lo zucchero di cocco, ne vado a mettere metà, ma nella descrizione trovate bene tutti quanti gli ingredienti scritti. Lo zucchero che abbiamo utilizzato è questo, vi metto il link in descrizione, l'abbiamo preso da Frutta Web, però potete mettere lo zucchero o il dolcificante che preferite, miele, semplice zucchero di canna, quello davvero che vi piace di più. Andiamo a mettere sul fuoco, mettiamo il fuoco al minimo e aspettiamo che la frutta si ammorbidisca mescolando di tanto in tanto. In una ciotola andiamo a mettere il formaggio fresco, lo yogurt al naturale e lo zucchero di cocco. Mescoliamo bene. Andiamo a mettere in una coppettina i biscotti tritati, come vedete non li abbiamo tritati troppo finemente, questi sono dei biscotti integrali, voi usate pure quelli che preferite, potete fare anche il fondo con della granola e riempiamo con la crema al formaggio e yogurt. Abbiamo la nostra composta di fragole che abbiamo lasciato raffreddare bene dopo la bollitura. In tutto ha cotto circa una mezz'oretta, come vedete si è rappresa benissimo. Se volete accorciare ancora di più i tempi, volendo potete sostituire la composta fatta in casa con della semplice marmellata e fare anche vari gusti, vanno benissimo davvero tutti quanti i gusti di frutta, ci stanno benissimo e secondo me è un'idea geniale e perfetta quando dovete fare una cena o un pranzo con degli ospiti, con degli amici e non sapete che cosa fare di dolce. Io non so se anche voi avete questo problema, ma per me il menù rimane tutto molto tranquillo e sempre tante idee carine. Quando devo pensare a che dolce fare vado in panico, vado in confusione perché non so mai cosa fare, vorrei fare una cosa semplice che non mi porti via troppo tempo però allo stesso tempo anche carina. Ecco, secondo me dei cheesecake di questo genere sono perfetti perché si fanno in un attimo, sono bellissimi, sono buonissimi e piacciono a tutti. Io spero quindi che la ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti così vedrete tante altre ricette nuove. Io vi mando un grossissimo bacio e adesso mi vado a mangiare il cheesecake. Ciao!